Non serpe verde, non serpe verde, non serpe verde. Ciao a tutti ragazzi, con SoftJexBurr e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati in un nuovo video, un po', diciamo, leggero. Questa patina di leggerezza si avverte proprio mentre sto registrando. Come avrete letto dal titolo, ah sì, a parte, diciamo, i miei nuovi occhiali bellissimi, mi fanno tanto un professore porno. Comunque, oggi dovrei formattare il computer, sperando si riprenda un po' tutto il sistema immunitario dello stesso, perché sta veramente andando a... Devo fare una premessa prima di iniziare questa reaction, perché io ho sempre trovato un po' forzati i vari prova a non piangere, prova a non provare piacere, che è quello che andremo a fare oggi. Perché, a parte quello della prova a non ridere, che effettivamente è un istinto che ti viene proprio da dentro, ma anche la prova a non piangere, ma come cazzo fai a piangere davanti a una telecamera? Cioè, abbandonarti così tanto da riuscire a piangere davanti a una telecamera? Per me sarebbe una cosa troppo intima. Mentre il riso abbonda sulla bocca degli stolti come voi, o nella mia dispensa, perché ne mangio a quantità industriali. Comunque, oggi voglio appunto vedere se magari tutte le mie... Ovviamente è una scusa per fare questo video, sperando faccia views. In realtà mi ero sempre sbagliato in merito a questi tipi di video. Quindi io adesso mi metto le mie cuffie e andiamo a fare la reaction Try Not To Feel Good Challenge. Impossible. Porca vacca, impossibile addirittura. Via. Ma che cazzo sono queste cose? Pesi da palestra, quelli con cui si riscaldano le ragazze. O dildi da... Wow. Figo quello però. Oh, fighissimo. Cioè, io più che provare soddisfazione, posso dire che è una cosa figa. C'è una pagina Facebook che mette anche foto del genere, no? Foto che soddisferanno il tuo senso dell'ordine, una roba simile. E effettivamente sì, è piacevole guardarle, ma addirittura godere per una cazzata del genere. Però continuiamo. Minchia, questi li ho sempre voluti avere. A me mi intrippa un sacco, per esempio, il velluto. Cioè, quando tu fai... Bellissimo. Questa è una cosa 3D, quindi non mi soddisfa per niente. Ma cosa ha una medusa in testa? Questo più che soddisfarmi mi fa veramente venire... Non per il colore dei capelli, perché ha tipo una specie di patina, tipo di grasso. Madonna, che cazzo ti usano per controllare il livello dell'olio delle auto? Minchia! Cazzo, che spadellamento incredibile! Porca, ma questo è figo. Questo per esempio è figo, perché io mi gaso tantissimo quando riesco a girare la frittata senza l'utilizzo di coperchi ausiliari o robe simili, no? Cioè, proprio fare il flip della frittata. Mi sento Dio, figuratevi uno del genere. Carlo Cracco, levati. Questi sono comunque i classici indiani. Non gli è caduto un cazzo, raga, ma come ha fatto? Questo è come vengono creati i preservativi per elefanti. Ma... Ah, questa sì! Mamma mia, questo video... Ma questo video è stato bellissimo. Penso di aver avuto una piccola erezione. Piccola piccola, ma c'è stata. Mi sarebbe sempre piaciuto imparare a sciare. Ovviamente non fare queste cose, però un minimo. Che figata! Mamma mia. Cosa cazzo è? La crepe più grande del mondo? O sta semplicemente pulendo? Ma perché? Ma che cazzo fa la signora dietro? Perché sta ballando? Non l'avevo notata all'inizio. I batte il tempo al tizio. Questo devo ammettere che un po' ti attizza quando vedi le torte che vengono ricoperte di glassa. Come si fanno le pillole di Young Signorino? Si fanno asciugare e lui se le beve. Devo ammettere che non sto ricevendo del piacere fisico, però ti allietano questi video. Nel senso, ti lasciano quel senso di spensierata... Quel senso di spensieratezza che ogni tanto fa bene. Minchia, questo è pure bellissimo. Perché non ho un talento vero, ragazzi, nella mia vita? Io mi chiedo questo. Perché mia mamma non mi ha dato nessun talento, a parte risultare stupido in qualsiasi situazione? Ora, va bene che poi è diventato il mio lavoro, però... Cioè, questi sono veramente dei talenti, ragazzi. Questi sono dei talenti. Mannaggia, oh, mannaggia. Che burro! Che cos'è, sapone, schiuma? Madonna, raga. Ah, è quella l'hai toppata, eh. Ah, ok, non era ancora chiusa. Adesso la stanno chiudendo. Questi in realtà mi intrippano non tanto per il senso di ordine che mi danno, ma perché
è troppo bello vedere come effettivamente funzionano le multinazionali o come vengono imbottigliate le cose, le grandi aziende come funzionano. Infatti come è fatto, mamma mia, lo seguivo assiduamente. Adesso non lo fanno più su D-Max, maledetti. Qua devi essere bello bruciato nei neuroni per fare una cosa del genere, eh? Bello intrippato. Minchia, Uniposca, raga. Uniposca. Che figata Uniposca, ragazzi. Io c'avevo amici che si dipingevano addirittura il motorino Uniposca. Pensate voi quanto erano versatili. Che belli. Si spaccava regolarmente la punta, no? Che tu dovevi pressarla per far uscire l'inchiostro. E poi puntualmente o rimaneva dentro, o si asciugavano, o si spaccavano, o te li fottevano nel 90% dei casi. Almeno a me li rubavano in continuazione, perché avevo la faccia proprio da minchia. Non che adesso sia migliorata, ecco, poi con questi occhiali. Però l'autoironia, ragazzi, è il sale della vita. Usate sempre un po' di autoironia. Cribbio. Cosa sono? Doroyaki per nani? Cazzo, a 3-3. Questi indiani sono troppo avanti. O giapponese. Questo sarà giapponese più che indiano. Questo effettivamente un po' di piacere me lo sta procurando, perché poi si fa riempire, capito, da solo. Tu lo metti ai bordi e lui... Un pochino di piacere, un pochino! Lo devo ammettere. Sto vomitando, raga. Ma questo... Che cazzo di piacere mi deve provare questo? Mi sta veramente venendo un conato. Non un cognato, ragazzi. Un conato di vomito. Il cognato... Tutto io però devo spiegarvi. Chi è che mi... Sto lavorando, capito? Che io lavoro. Per fare la stronzata del finto vomito mi è venuto da piangere, tipo. Ah, Jumpytech. Questo, ragazzi, è il porno per Jumpytech. Il nuovo porno per Jumpytech. Cioè, lui si eccita non più ormai con classici, ma con il detailing. Più detailing e meno cicciolina, il motto di Jumpytech. Minchia! Ma serio? Ma che cosa gli sta passando? Jumpytech, vieni in aiuto. Cioè, io non credo che con una semplice aria compressa si tolga la vernice così. Cioè, a meno che non l'hai colorato veramente con l'Uniposca ai tempi. Jumpytech? Sei tu? Non sarebbe figo avere una macchina lucidata a questo livello? Cioè, diventerebbe veramente la macchina di Batman, quella che diventa invisibile col comando. Che figata! Però mi sto esaltando un po' troppo. Sto andando contro i miei principi, che secondo me era una stronzata questo video. Calmati, Giorgio, basta. Ritorna serio, cazzo, sei un dottore ormai con questi occhiali. Oh. Questo non posso fare a meno di notare la bravura, perché è stile Dude Perfect. Questa sembra cacchina, quindi non mi esalta troppo. Porca puttana, che figata. Così è come si fanno gli specchi. Dio mio. Oh, oh, che cattiveria. Questa è cattiveria! Bastardo! Questo girava un sacco su Instagram qualche tempo fa. Prendono i pezzetti di albero e ci mettono dentro. Fanno diventare delle piccole... effettivamente. Madonna! Ma che vuol dire sta roba? Che figata! Oddio! Perché non mi hai dato nessuno di questi talenti? Colpa tua! Sto sognando, raga. Oh! No, non ci credo. Che cazzo fa questo? Che cazzo sta facendo? Ma che precisione chirurgica! A mano libera. No! Pazzesco! Cazzo, a mano libera lo ha fatto! Io pensavo ci fossero proprio degli stampi in cui tu poi coli il colore. Cali il colore. Coli. Cali. Ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici? No, non ci credo. Io non ci credo che l'ha fatto davvero. È un bong enorme per Rastaman. What the fuck? Se lo faccio io mi cadono tutti i capelli. Sono abbastanza sicuro che questo sia l'effetto di qualche acido ancora non scoperto o non mainstream, ma deve essere per forza qualche droga. Ah! Questa sarebbe stata una challenge fighissima da fare ai tempi della Battle Flip. Peccato è passato il trend. Ah! Oddio! Esatto, e finiamo con un po' di diabete, che male non fa mai. Allora, ragazzi,
considerazioni per quanto riguarda questo video. Devo ammettere che un po' ti destabilizzano alcune cose, nel senso, in senso positivo. Non posso dire di essere davvero soddisfatto perché... cioè, io sono soddisfatto quando mi arriva un bonifico, quando mi compro qualcosa che mi piace, quando... avete capito? C'è da dire anche che un po' di serenità e di frivolezza l'ha portata in me. Fatemi sapere invece voi come l'avete presa e se vorreste vedere altri video del genere, magari con qualcun altro, con mio papà per dirne una, così per sfruttarne una a caso. Lasciate un bel mi piace e ditemelo nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video. Woo!